questo appuntamento di Internet Festival, che sarà dedicato a capire come le nuove tecnologie e la comunicazione digitale possono cambiare o stanno già cambiando anche un oggetto tradizionale come il libro, e come potranno arrivare a cambiare la scrittura stessa e la letteratura. Prima di addentrarci con le nostre ospiti, vi leggo un messaggio da parte dell'Internet Festival. Internet Festival di Pisa ha deciso di sostenere il progetto dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati per portare Internet a Saraceh in Afghanistan e far sì che bambini, ragazzi e adulti possano migliorare le proprie condizioni di vita grazie alle possibilità che offre la rete. Abbiamo deciso di lanciare un progetto di crowdfunding su Eppela e dobbiamo raggiungere la cifra di 10.000 euro. Per fare la vostra offerta potete andare sul sito www.eppela.com oppure visitare lo stand di Eppela alle logge dei banchi di fronte al comune. Con un piccolo contributo da parte di tutti possiamo davvero fare la differenza, grazie a quelli che vorranno contribuire. E venendo invece al tema specifico di questo panel, appunto all'interno di un festival dedicato a Internet abbiamo pensato che valesse la pena dedicarci anche a un oggetto tradizionale che potrebbe essere cambiato in futuro dalle nuove tecnologie e dalla rete. E ne discuteremo a 360 gradi con ospiti sia stranieri che italiani, quindi per avere un panorama completo della situazione attuale e di quello che potrà accadere. Qui sul palco con noi c'è Pamela Ruffo, che è a mia destra, che è editor per Fazzi Editore, un editore italiano che diciamo, è tra i più attivi in questo momento nella sperimentazione nel mondo dei libri digitali. In Italia gli ebook sono arrivati nel 2010, nell'ottobre 2010, e al momento rappresentano solo l'1% del mercato circa, però è un mercato in forte crescita. Grandi editori abituati solo al mondo della carta si stanno confrontando, e quindi parleremo con Pamela di come anche il ruolo dell'editore stia cambiando di fronte a questi nuovi scenari. E alla mia sinistra invece avete Louis Rice, producer di Touch Press, che è una compagnia britannica che sta sperimentando forse ancora di più nel mondo del libro elettronico, perché sta creando degli ebook, cioè dei libri elettronici, non soltanto trasposizione del libro di carta in libro elettronico, ma sono dei libri che nascono con dei contenuti extra, contenuti multimediali, audio, video, tridimensionali, e quindi ci racconterà diciamo, questo progetto e anche la reazione dei lettori a questa nuova forma di fruizione. Poi abbiamo sul palco una situazione curiosa, una sedia vuota, perché è con noi dietro le quinte una scrittrice, Virginia De Winter, che è uno pseudonimo di una scrittrice romana che è stata lanciata proprio dalla rete, cioè il suo successo è nato grazie al tamtam in rete, grazie a siti di fanfiction, poi lei stessa ci spiegherà che cosa sono, e per una questione di privacy Virginia De Winter preferisce non svelarsi al grande pubblico, quindi è con noi dietro le quinte, rappresentata simbolicamente in poltrona da uno dei suoi libri della serie Blackfriars. E io lascerei la parola in primo luogo a Louis Rice, che ci mostrerà anche con delle diapositive i suoi progetti. Talk you through a new app which I'm producing called Warhorse, which is actually a novel, a children's novel, and I'm going to talk to you about why we think it's a game changer for fiction, and then 2 minutes on what I think about publishing in the future. The vision of Touch Press. Quindi sono Louis Rice della Touch Press, e parlerò per 10-15 minuti di quello che facciamo, di quello che fa la Touch Press. Parlerò delle mie nuove app, Warhorse, che è la trasposizione di un romanzo in forma elettronica, e parlerò un paio di minuti anche di quello che è la nuova fiction e quello che è il futuro dell'editoria.
kinds of books, and we still call them books, that retain all that is great about the traditional form of the book, but we supplement it with what we call intelligent interaction that truly adds value to the reader. So we want our readers to be enlightened. Adesso parliamo di quella che è la nostra vision. Noi facciamo libri nuovi, nuovi tipi di libri che chiamiamo ancora libri, perché tratteniamo, manteniamo tutto quello che è tradizionale, quello che è di bello del libro tradizionale, però aggiungiamo dei contenuti supplementari, quello che noi chiamiamo l'interazione intelligente, in modo da aggiungere valore per il lettore. So, all apps have three rules. They follow three rules. One, they have a strong narrative voice, they have an author. So we still believe in the power of the author and the need for a story. Two, they're able to use interactive features in a way that adds value, not just as a gimmick. And three, they have an international audience. They have an audience which is long-lasting and international. E la Touch Press ha tre regole. La prima è di avere una forte voce narrativa, il che significa che deve avere un autore, perché noi crediamo ancora molto nell'avere un autore ed avere una storia. Secondo luogo, abbiamo delle interazioni, immagini interattive che noi vediamo come valore aggiunto, non soltanto come espediente. E terzo è quello del pubblico internazionale. Chi di voi ha un iPad che lo possiede oppure che ha accesso regolare a un iPad? Alzi la mano. Non molti? Beh. Ecco, qui. Questa è The Elements, la app. Adesso vi faccio vedere la versione italiana. Originariamente è un libro, non questo libro qui, però un libro con questa stessa forma. Ha venduto 100.000 copie. E ha venduto molte più copie anche su carta stampata, che su carta stampata. E 300.000 come app. And so what happened was that when this was the first app that TouchPress did. Questa è stata la prima app fatta, sviluppata dalla Touch Press. And Teo Gray, who wrote the app, knew Steve Jobs from Apple and knew that the iPad was coming. E Theodore Gray, che ha realizzato The Elements, conosceva già quello che sarebbe uscito, quello che sarebbe stato l'iPad. He saw the opportunity and so he chose to create in 60 days this app. E quindi ha visto l'opportunità che c'era e in 60 giorni ha creato questa app. He already had the content because he had a free website called periodictable.com. E lui conosceva già i contenuti perché aveva un sito web che si chiamava, what was the name of the website? Periodictable.com. Ma poi vi faccio vedere quello che mostra, che cosa si può fare con questa app. So, this is the periodic table. Questo è let me pick an element. Il video, adesso vi faccio vedere gli elements. Let me go back to chlorine, sorry. So this is chlorine, an element. Quindi questo fa parte degli elementi, il cloro. Is scientific data from. Questi sono. So it tells you the melting point and questi sono i dati scientifici, vengono da presi da altri siti e vi dà il punto di fusione, tutti questi dati. There's 2% chlorine in the ocean. 2% di cloro è presente nell'oceano. But and then the text is very funny, actually. Il testo è molto buffo. Very interesting, very well written. So you can actually scroll your way through the app just enjoying the text. Ed è un testo molto divertente, molto piacevole, basta fare uno scrolling per il testo, è veramente interessante da leggere. And then what you add to it is these, which are, this is a glass pane with argon. E quello che si può aggiungere, questo è un pannello di vetro con l'argon. And I don't know how to get back. Non so come si torna indietro. And so what you have for each element is the use of that element. Quindi in lots of different ways. Per ogni elemento abbiamo questo testo che ci spiega l'uso di ogni elemento in molti modi diversi. So in potassium, for example, you discover. Per il potassio si scoprono diverse cose.
Che la banana è radioattiva. Just to talk about apps more generally. Ma per parlare delle app in senso più generico. Like a book, like a print book, an app is a curated container. Come un libro di stampa, un'app è un contenitore con un curatore. It makes it easy to navigate the content, but it's not linear, like just linear, like a book. Ed è facile navigare sui contenuti, però non è lineare come un libro. And an app also gives you that the same sense that a book does of manageable scope, that there's a beginning and an end, that you've got 100 pages or an app this size. L'app dà la stessa sensazione di un libro, nel senso che dà un senso di gestibilità, cioè ha un inizio e una fine, e sia che si tratti di un'app o di un libro di 100 pagine, dà esattamente la stessa sensazione. Like pinch, zoom, and tap and swipe. E quello che è di bello dell'app, ovviamente c'è il touch screen, la possibilità di fare il swipe, lo zoom, quindi tutte queste caratteristiche, queste funzioni. So you can explore content in a way which is not like passive TV viewing, so I can explore the last supper in great detail. E quindi avete la possibilità di esplorare i contenuti in un modo che è diverso da quello di una fruizione passiva come di un contenuto televisivo. And this is the curator of an exhibition at the Royal Collection in London talking about Leonardo and his anatomical drawings. Questo è il curatore che si è occupato di della Royal Collection a Londra. And then Leonardo's drawings are actually most of the time, as you know, obviously, that small. E le tavole di Leonardo, sapete che hanno queste dimensioni qui, come sapete? E la bellezza è che con l'app potete esplorarla nel dettaglio. And you can see Leonardo's text translated into English. E qui potete vedere i testi di Leonardo tradotti in inglese. And you can also do this in the original. You can see his reverse writing. Potete vedere anche questo, potete vedere la sua scrittura inversa. Our creative director Teo, who wrote The Elements, argues that's a gimmick, that it's not useful. E secondo il curatore dice che questo è un espediente, che non è utile. Ma penso che nessuno di voi tanto leggerebbe l'italiano antico. Ma forse mi sbaglio. And what you also see just quickly is, let's go back to interactive drawings. Leonardo was so good that he most of his drawings, his anatomical drawings, were very accurate, and you can see that in these modern anatomical models. E quello che è bello di Leonardo è che i suoi disegni anatomici sono estremamente accurati, come si può vedere qua. Vedete questo muscolo del collo che descrive? Qui non c'è l'immagine. Sorry, we don't have the picture on the slide. Shall we call for? Ecco. Siamo tornati. Altri esempi, brevemente. Voglio far vedere questo. È un libro, e viene da un libro stampato. Ma fa anche delle cose favolose. Guardate. Qui avevamo un link.
abbiamo anche altre cose, la musica cambia quando ci spostiamo. Kids, there's 700. Ci sono 700 disegni e animazioni. And you can pick any place. E si può scegliere qualsiasi luogo del mondo. Australasia. I have an Australian passport, so. Io ho il passaporto australiano, vi faccio vedere. Everything you thought about Australia is true. Tutte queste cose sull'Australia sono vere. Ecco qui, vedete? This is just, you can have hours of fun with this. E qui ci si può divertire per delle ore. But you can also learn a lot. Ma si impara anche tanto. And another example before I get to Warhorse finally is e prima di passare alla mia app Warhorse vi do un altro esempio. So there are 54 Shakespeare. Ci sono 54 sonetti di Shakespeare. Filmed a number of actors. Abbiamo ripreso alcuni attori che recitavano questi sonetti. You might know this man. Questo, Stephen Fry. My mistress' eyes are nothing like the sun. Coral is far more red than her lips red. If snow be white, why then her bre... Breasts are done. And in some perfect I've seen roses. Potete ascoltare senza il video o potete vederlo. In her cheeks. And in some perfumes is there more delight than in the breath that from my mistress reeks. Potete vedere il foglio originale di Shakespeare. Well, I know. Music hath a far more pleasing sound. I grant. Ecco questo. Ci deve essere un bug. Poi ci sono le note, note accademiche. E ci sono anche delle note divertenti. E le potete condividere. È un ottimo modo per imparare di più su Shakespeare. Stamattina funzionava. Questa è la tecnologia. Adesso parliamo di Warhorse. Qualcuno ha visto il film di Steven Spielberg, Warhorse? È un romanzo per bambini che parla di un cavallo che viene mandato nella prima guerra mondiale. E c'è questo ragazzino che lo ha cresciuto in fattoria, un ragazzo di 16 anni che poi lo segue nelle pianure della Francia e va a cercare questo cavallo che è andato in guerra. Now this is beta. It's supposed to be shipped to Apple on Thursday, but I'm touching wood. It has bugs. Beware. C'è un bug. So quindi, you can navigate your way through the novel. Allora, quindi si può fare questa la navigazione. Questo è il cavallo, si chiama Joey. Si può navigare. Can you see that this that you can't really see? Yes, you can. Can you see how the screen? Vedete le immagini? Vedete che lo schermo è costituito da strati diversi? Quindi facendo lo scrolling in direzione della storia, avanzando nella storia, si vedono questi 21 capitoli della storia. Poi potete anche entrare all'interno del romanzo. So you can read the novel like an ordinary e-book. Perciò potete leggere il libro in modo tradizionale, però potete fare lo scrolling invece che girare le pagine. And you can explore the illustrations. Potete esplorare anche le varie immagini nel dettaglio. So that's the first thing. You can also listen to the audiobook. E poi potete ascoltare l'audiobook. The thunder and lightning of the bombardment was so terrible in its intensity, turning the deep black of night into unnatural. And this is the bug. Questo è il bug. Oh no, it's there. Right.
There is a timeline of the First World War. C'è una timeline per la prima guerra mondiale. The novel talks about the First World War from not just a British perspective, perché but from a French and German, and it, you know, it explains the horrors of war without being jingoistic about it. E quindi abbiamo una timeline perché questo libro non esplora la prima guerra mondiale soltanto dal punto di vista inglese, ma anche dal punto di vista quello della Francia, della Germania, quindi tutti i vari orizzonti e le varie prospettive. From both sides of me, facendo lo scroll nel romanzo, so the timeline moves. Vedete che si sposta anche la timeline. It was only with the greatest difficulty that I stayed standing on my three good legs in the veteran. E se trovo qualcosa che mi interessa particolarmente o che mi interessa proprio leggere. This is a watch that they wore in the trenches. It has a guard, obviously, in case. Ecco, vedete, questo qui per esempio è un orologio che si usava nelle trincee. And this is in the book, the horse gets lost in no man's land and they toss a coin, a German and a nel libro c'è toss a coin and it's a coin like this. E c'è il cavallo che si perde e quindi getta una monetina per e trova questa monetina tedesca che è proprio esattamente come questa qui che vedete. And very quickly adesso faccio velocissima. You also have a performance, so the author reads. C'è anche la performance. When you're old enough, sorry, l'autore. You must mention my name. I'm Captain. E l'autore che legge la versione. Joey will be fine. La versione originale della storia potete avere. Just as it is, and you can scroll forward. Potete vederla così, potete ascoltare. E potete anche vederla in varie versioni sullo schermo. Oh, there you go. Stop. Okay. You can view it portrait, she says. Yep. With the script, and you can scroll. E questo è il copione che viene seguito dall'attore. To where you want to be. So there's two things. One more thing. So you have the novel. You have an abridged performance and script of the novel. Quindi qui abbiamo il romanzo, la performance e il copione da questo tratto dal romanzo. Incredibly detailed timeline, and finally what you have abbiamo questa timeline, this, which I will finish on. Incredibilmente dettagliata. So this is the author, but I'm not going to use him. I'm going. Oh well, I can actually. Qui alla fine abbiamo questa lista, abbiamo l'autore. Actually, no, not that one. Sorry, excuse me. This is based on a real story, so. E questo è tratto da una storia vera. The author just talks about. Quindi l'autore parla. How the novel is based on real stories. Di appunto and di come the video plays, in questo so romanzo, in questo romanzo come si è basato. These real school children from 1910 in a village in Iddesleigh in Devon where the author lives. E di come si è basato. Real sense of real people who really lived through the First World War. E di come si è basato su una storia vera, quindi fa vedere di come questa storia sia stata raccontata a una scolaresca nel 1910 e questo dà il senso anche della verità della storia. So I think what we would argue is that this puts the book center stage. Quindi questo penso che dia che cosa fa mette il libro al centro della scena. But it enhances the book in a way which a normal e-book can't do. E lo migliora, lo potenzia in un modo che un libro normale non potrebbe fare. So I think the future of publishing is very exciting. Penso perciò che il futuro dell'editoria sia molto eccitante, molto entusiasmante. I think the roles of the author and the editor and what used to be publisher and I now am a producer, but it's really like being a publisher. Penso che il ruolo dell'editore e della casa editrice e dell'editor si avvicinino sempre di più al ruolo del produttore. Still what matters. È tutto. Bene, ringraziamo Louis Rice che credo ci abbia dato attraverso questa presentazione l'idea delle potenzialità che il libro potrà ha già adesso e potrà avere nel futuro. E un libro che di fatto diventa un prodotto che sconfina, che diventa anche un prodotto di entertainment da un certo punto di vista.
e di fronte a cui il lettore non è più solo un lettore, ma potremmo considerarlo un utente. E quindi mi piacerebbe chiederle che tipo di target di lettori Touch Press presuppone, cioè a chi si rivolgono questi libri, se tutti i lettori sono pronti ad una consultazione interattiva, non lineare, diversa da quella a cui siamo abituati. So the Touch Press traditional readership is what we call generally interested but not specifically knowledgeable. Quindi quello che è la readership tradizionale della Touch Press sono quello che è il target tradizionale della Touch Press, quello che sono i suoi lettori tradizionali, sono quindi una genuine readership, cioè quindi dei lettori veri, però non particolarmente interessati, non particolarmente specializzati. And their age ranges from 8 to 88. Il gruppo di età è da 8 anni agli 88. So the apps we've done before, you can argue, have an educational purpose. Education with a small e, not curriculum. Quindi si può dire che questi testi possono avere uno scopo istruttivo, ovviamente con la I minuscola, quindi non a livello accademico. Michael Morpurgo has a huge fan base. Michael Morpurgo, the author of Warhorse, has a huge fan base, and when he saw the app, he thought that the play and the film were all that would happen to Warhorse, and then he saw the app and he realized it adds a whole different layer and gives you something very different. So the starting point is the Michael Morpurgo fans. E Michael Morpurgo, che è l'autore, ha un enorme fan base attualmente. Lui pensava che di questa storia si potesse solo fare quindi il copione, il film, ma quando ha visto l'app è rimasto molto colpito e ha capito che questo aggiunge un nuovo strato a quello che sono le possibilità. E quindi adesso è uno dei più grandi sostenitori. One more answer is that you can read the book. You can sit and you can read the novel in a way you would read the print, read an e-book. There's lots of things around it, but you choose when you want to go into those places. And I think that's really, really important, that the book, the novel, is center stage. Quindi questo è un libro che si può leggere come un tradizionale e-book, ci si siede e si legge come un libro stampato, però si può scegliere di addentrarci dentro il libro, e questa è proprio la caratteristica importante, che porta di nuovo il romanzo al centro dell'attenzione. Però a questo proposito, una delle domande che viene spesso fatta, soprattutto quando i libri hanno una finalità educativa, sono educational, è che invece l'aggiunta di contenuti multimediali o interattivi possa distrarre l'attenzione, soprattutto nei bambini, in un pubblico più giovane. Quindi come conciliare questa funzione educational con la capacità di catturare l'attenzione e di mantenerla per un periodo abbastanza lungo per l'apprendimento? So she was saying that when you have to do with educational progress, maybe some people argue that when you add a multimedia, maybe you distract attention from the educational dimension. So how can you keep the attention and the educational dimension together? I think that there's lots of people interested in things. So I have a science degree, but I'm not a scientist. So for me, learning that bananas are radioactive is quite interesting, actually. And I think that sort of that the apps are designed, hopefully, to interest you and to lead you on. So I think that's, as you are led on, you will learn something. But the app itself has to be interesting. Ma io sono della convinzione che molte persone siano piene di interessi. Io ho una laurea in scienze, non faccio la scienziata, però mi piace tutto quello che riguarda l'apprendimento, perciò il fatto di sapere che le banane sono radioattive, per esempio, è una cosa per me interessante, e l'app è stata sviluppata, disegnata per essere interessante, per portarti avanti, per portarti oltre, e quindi in questo modo anche insegnarti qualcosa, però la cosa principale è che l'app deve essere interessante di per sé. Volevamo capire
qual è il prezzo di un libro di questo tipo? Perché il vantaggio competitivo di un ebook rispetto a un libro di carta è soprattutto il prezzo, che è molto basso. Un libro invece così lavorato e arricchito, quale prezzo può avere? It's $14 US, which is 10 pounds, so I guess 10-12 euros. And Touch Press very deliberately priced at the higher end because they believe that what they deliver is great value and it's long lasting. It's not, you don't just read it and then put it away, you come back to it many times. So far it's worked. Whether it will continue to work, we have to see, but we occupy a very particular niche. We've deliberately set out to be the best, actually, in what we do. Il prezzo è di $14, circa 10 sterline, e quindi più o meno 10-12 euro. La Touch Press ha deciso deliberatamente di metterlo come prezzo a quello che è l'estremità superiore del mercato, perché ovviamente offre un grande valore aggiunto, perché non è un oggetto che leggi e metti via, è un oggetto che dura, a cui torni sempre per vedere cose nuove. Per ora ha funzionato, non sappiamo se funzionerà anche nel futuro, comunque abbiamo scelto deliberatamente una nicchia di mercato, perché dovevamo scegliere di essere il meglio, di il meglio in quello che ovviamente facciamo noi. Facciamo un'ultima domanda. Prevedete anche degli update, degli aggiornamenti di questi libri? Perché un altro dei vantaggi spesso delle edizioni digitali è che periodicamente possono essere aggiornate senza spendere altri soldi, senza dover comprare un nuovo libro di carta. It costs us money to update, but that's fine. And the elements in 14 languages is new, so the book was already, the print book was in 14 languages. The update gives you those 14 languages in one app, and so we've been going for 2 years and we're just starting to work out what updates and what value we can add to the people who've purchased our app and to new purchases. E le updates ovviamente ci costano dei soldi, però le stiamo facendo. E questo The Elements originalmente era un libro in 14 lingue, nella update ci saranno appunto la disponibilità di questa traduzione in 14 lingue. È una cosa nuova, sono solo 2 anni che esiste e stiamo già cominciando a lavorare a questi updates per aggiungere cose, nuovi valori aggiunti. Benissimo, ringraziamo Luis Reis, che poi resterà a vostra disposizione alla fine dell'incontro per eventuali domande. E guarderei adesso a un altro fronte del futuro digitale del libro, guardando proprio al momento creativo, al momento della scrittura, perché come dicevamo in apertura, abbiamo con noi dietro le quinte Virginia De Winter, una scrittrice che è nata in un sito di fanfiction, vale a dire un sito web in cui si possono scrivere storie, chiunque di noi può iscriversi e farlo, a proposito di un tema che ci è piaciuto, che può essere un cantante, un libro come Harry Potter o Twilight, e la sua storia di scrittrice nasce lì, nasce da questa palestra, quindi lei ha scritto varie storie legate a Harry Potter nello specifico, è diventata famosa in questo sito di fanfiction, è stata scoperta da un editore e ha scritto poi una trilogia che è stata vendutissima, Blackfriars, e una trilogia che a sua volta è stata lanciata e sponsorizzata sulla rete, sui social network, sui siti, quindi vediamo un altro fronte, una scrittura tradizionale, 3 romanzi che sono nati grazie alla rete, che sono stati poi lanciati ancora sulla rete. E quindi chiederei a lei di raccontarci com'è nata questa esperienza e come sta proseguendo tuttora. Buonasera a tutti, io sono Virginia De Winter e ho cominciato a scrivere circa 7-8 anni fa, semplicemente sulla rete. Ho cominciato a scrivere su un sito di fanfiction dove le persone si ritrovano per scambiarsi storie, sia come lettori, sia come scrittori, come commentatori, o dando il loro apporto, aiutando gli autori a scrivere, aiutandoli a correggere i loro testi in modo che abbiano, diciamo, un aspetto molto migliore di fronte ai lettori. Diciamo che in un certo senso stavo riflettendo sul fatto che il fenomeno delle fanfiction ha, diciamo, anticipato forse
quello che poi sarebbe stato il fenomeno del libro digitale. Noi siamo stati abituati a diffondere i nostri contenuti, le nostre storie, in particolar modo io con le fanfiction ambientate nel mondo di Harry Potter e altri autori miei, diciamo così, colleghi con storie ambientate in altri fandom oppure le loro storie originali proprio attraverso la rete. E in generale la mia esperienza come fan reader possiamo dire che nasce da un grandissimo desiderio di continuare a vivere in un mondo che io avevo molto amato, che era quello di Harry Potter, e mi sono ritrovata così, per mio piacere personale, a scrivere delle storie che erano ambientate in quel mondo e ad avere poi un mio seguito, ma soprattutto ad avere un grandissimo scambio con le persone che leggevano le mie storie, con altri autori che scrivevano storie in un contesto simile al mio e anche in modo diverso. Ed è stato proprio sulla rete che è cominciata anche la mia storia come scrittrice poi pubblicata su carta. E sono stata scoperta lì da qualcuno che ha letto le mie fanfiction, che le ha amate e mi ha chiesto se avevo un mio libro. E parallelamente alla mia, diciamo, esperienza di scrittrice di fanfiction, io scrivevo anche storie originali e quindi avevo quasi pronto un romanzo, Black Friars, che è quello che adesso vedete lì su quella sedia bianca al mio posto, e che poi è diventato il mio primo romanzo uscito in cartaceo. Ecco, Virginia, se puoi raccontarci anche, quindi sei stata scoperta grazie alla rete, ma poi ecco, Blackfriars viene seguito ancora oggi molto sulla rete, quindi c'è un movimento che ha preceduto il libro, ma un movimento che continua ancora oggi sui social network, sul tuo blog, quanti utenti ti seguono e in che modo tu e la tua casa editrice alimentate questa sorta di community nata attorno al tuo libro? Io trascorro moltissimo tempo sulla rete, mentre scrivo, mentre lavoro, mentre faccio qualsiasi cosa, magari ho sempre aperto un social network o scambio qualche parola in chat o scrivo un messaggio su Twitter. Questa mia fortissima presenza sulla rete, che poi tra le altre cose è anche un piacere, perché internet ha questa grandissima virtù di annullare le distanze tra le persone, soprattutto quando si tratta di persone che sono animate dalla stessa passione, in questo caso la lettura e la scrittura e il mondo fantasy in generale. E questo vuol dire che diciamo gran parte della diffusione, ecco, del mio libro si è avuta anche grazie alla rete, l'ho anche curata personalmente oltre che insieme alle persone che mi hanno tantissimo aiutato in questo. E un fenomeno molto divertente, per esempio, è avvenuto su un social network come Facebook, dove addirittura moltissimi dei personaggi che potete trovare in quei libri si sono iscritti con i loro nomi, è stato creato un gioco di ruolo e ogni tanto mi succede sulla mia bacheca di chiacchierare con i miei personaggi, che ormai vivono di vita propria e magari vengono lì a recriminare, a parlare, a lamentarsi. E lo scambio con i lettori è qualcosa di incredibile, nel senso che è continuo, è sempre molto proficuo, e c'è questo grande rapporto di reciprocità che soltanto qualcosa come la rete, qualcosa di così immediato può permettere. E ecco, un altro fenomeno nato sull'onda dei social network, dei blog, è la cosiddetta scrittura collettiva, cioè nascono dei romanzi che sono scritti da più autori, ognuno scrive un paragrafo, un capitolo e poi un altro utente scrive il successivo e alla fine si arriva a un libro condiviso. Volevo chiederti se in base alla tua esperienza avresti piacere anche o hai già in mente di affrontare un'esperienza di questo tipo? Finora non mi è mai capitato, cioè ho letto delle storie che sono nate in questo modo e sono interessantissime perché si vede il cambio di punto di vista, il cambio di mano e proprio il cambio anche di ritmo all'interno della storia stessa. Mi hanno proposto di scriverle, finora non ho avuto modo, però diciamo che è un'idea che mi attira parecchio. Per ora l'unica cosa che ho fatto è stato scrivere, diciamo, un racconto a quattro mani con un'amica e anche quello è veramente una bella esperienza. Ma la scrittura vista come momento collettivo è qualcosa di impagabile, questo lo garantisco. Ecco, tu che sei così attiva su internet,
sei stata scoperta lì, però alla fine il tuo libro, lo vediamo qui, è stato pubblicato su carta, quindi 3 tomi anche molto voluminosi. Spesso chi si interessa a temi di editoria digitale si interroga sul fatto che comunque il libro di carta abbia comunque un fascino diverso rispetto al libro digitale, che viene considerato effimero, per certi versi inconsistente. C'è chi parla ancora del profumo della carta che non si sente più. Tu che hai avuto in mano i tuoi libri, tu, per te è importante averli pubblicati anche su carta, o pensi che sia un di più che ti poteva bastare, diciamo, soltanto il successo sulla rete? L'amore per la lettura una volta si identificava con l'amore per i libri, adesso i due concetti si stanno, non dico allontanando, però diciamo distinguendo. Ormai non si legge soltanto più su cartaceo. Certo, il libro è qualcosa che esiste da sempre e ha un posto nella nostra cultura, nel nostro immaginario, anche nella nostra affettività, che non sarà facile sostituire, ma non vedo perché si debba sostituire, quando comunque ci sono altri canali, come quelli può essere per esempio il libro digitale, che possono andare di pari passo. Magari, diciamo, se tanti autori di distopia hanno ragione, magari in un futuro non ci saranno più libri in cartaceo, però resterà sempre quella nostalgia per l'odore della carta, per la sensazione tattile, semplicemente per quel peso molto affettuoso che un libro ha al momento in cui lo tieni tra le braccia. Perché diciamo che per un autore vedere il proprio primo libro è un po' come vedere un figlio. Ecco, un'altra questione che viene spesso affrontata a proposito degli autori che emergono sulla rete, e l'ultima è la britannica E.L. James, che è l'autrice delle, insomma, famose 50 sfumature di grigio, nero e rosso, che diciamo sono stati il tormentone di questa estate e sono ancora nelle classifiche sia di carta che ebook del momento, ai primi posti delle classifiche. Una delle questioni che viene posta su E.L. James e in generale, diciamo, sugli autori che emergono dalla rete, è che la loro qualità non sia garantita, cioè di fatto ci sono degli autori che emergono in maniera apparentemente democratica, che però spesso non vengono considerati degli autori di alta letteratura. Quindi c'è il pericolo, secondo alcuni, in particolare tra gli editori, che la rete possa appiattire il livello. Tu cosa ne pensi? C'è un problema di selezione di tutto il materiale che va in rete? Allora, il problema che la rete possa in un certo senso abbassare la qualità del mondo narrativo non lo credo assolutamente, perché facendo un'indagine approfondita su quelli che possono essere gli stili della rete, anche il genere di storie che vi si trovano, non dico soltanto in Italia ma anche all'estero, ci sono delle storie sofisticatissime, molto difficili, narrate con grandissima maestria, con un lessico corretto, curate da tutti i punti di vista. La rete è un mare magnum, lo sappiamo tutti, bisogna saper scegliere, bisogna saper filtrare. Si trovano opere a tutti i livelli, per ogni tipo di scelta, esattamente come può succedere, credo, nel panorama editoriale, quello, diciamo, tra virgolette, cartaceo. Basta saper scegliere, bisogna vedere quali sono scegliere secondo i propri gusti e anche secondo quelli che sono i propri filtri. Ma comunque ci sono delle storie veramente che vale la pena leggere, perché non hanno veramente nulla da invidiare ai libri che sono pubblicati su carta. Quella che è la narrativa in rete è un mondo veramente tutto da esplorare, e dove c'è qualsiasi cosa si possa desiderare. E hai anche altri progetti già nel cassetto, e volevo chiederti se anche la presentazione di Louise Rice possa averti ispirato in qualche modo, perché c'è anche la possibilità che gli scrittori inizino a creare dei libri cosiddetti arricchiti, cioè dei libri che nella loro trama narrativa inseriscano audio, video, dei contenuti provenienti da altri media, quindi quasi una narrazione cosiddetta transmediale. Hai mai pensato a una prospettiva del genere? Pensi che possa essere nelle tue corde un eventuale sviluppo in questo senso? Chi vive molto tempo sulla rete queste cose, diciamo almeno in piccola parte, le vede fare, le fa da tanto tempo. Noi tutti lavoriamo su immagini, lavoriamo su video, lavoriamo su musica,
quindi sicuramente vedere una cosa del genere, io non riesco neanche a immaginarlo. È ovvio che per me sarebbe fantastico poter partecipare a un progetto del genere, vedere una delle mie storie comunque sviluppate anche in questo modo e da questo punto di vista è qualcosa che non avrei neanche immaginato. Quindi è veramente quello che è stato detto oggi mi ha lasciato a bocca aperta da questo punto di vista. Cioè, apre prospettive che anni fa non avremmo neanche potuto immaginare. E un'altra domanda invece riguarda la tua persona. Tu sei diventata famosa con un nickname e ancora adesso non conosciamo la tua identità. Pensi che un giorno ti svelerai? Non lo so, per la verità. Al momento credo di no, perché ho cominciato così, è sempre andata avanti così. Ero Savanna sulla rete e continuo a esserlo perché io continuo a scrivere fanfiction. E come romanziera originale sono Virginia De Winter e per il resto chi mi conosce sa che quello che si vede, quello che si sente in questo momento dalla mia voce corrisponde alla mia persona, non c'è niente più di questo. Puoi spiegarci anche l'origine del tuo nome, lo pseudonimo Virginia De Winter? Virginia è il nome preferito di Pamela, che è la mia editor. De Winter nasce dai Tre Moschettieri, Milady De Winter dei Tre Moschettieri, e anche da un lato da Rebecca, la prima moglie, che è un altro romanzo che io amo moltissimo, e la moglie di Max De Winter. Benissimo, per ora la ringraziamo e poi anche lei sarà a disposizione del pubblico per eventuali domande. E invece qui alla mia destra c'è Pamela Ruffo, che è appunto l'editor che ha scoperto Virginia De Winter. Pamela lavora per Fazzi Editori, come dicevo all'inizio, uno degli editori italiani che si sta confrontando con la sfida digitale, che quindi in vari modi deve cambiare anche il suo interno, deve cambiare mentalità, deve inserire delle figure professionali nuove, perché comunque il libro non è più quello che pensavamo fino a qualche tempo fa, o meglio, potrebbe restare il libro tradizionale ed essere affiancato da altre forme. E ripartiamo da Virginia De Winter, ci racconti come l'hai scoperta e poi approfondiamo il discorso invece della casa editrice. E sono anni che, oltre a cercare i libri nella maniera più tradizionale, quindi affidarsi a delle persone estremamente competenti come gli agenti che ci propongono i loro testi, i loro clienti, quello che rappresentano, o piuttosto leggere i giornali stranieri dove si fanno recensioni di libri dei loro paesi, o seguire le classifiche, piuttosto mi piace girare per la rete, mi piace leggere la voce delle persone che non hanno ancora intenzione di essere pubblicate, che scrivono per amore, per piacere, perché è la loro vita, perché lo fanno da quando sono piccole. E uno dei posti dove preferisco andare a godermi questa magnifica esperienza è appunto AFP Fanfiction, che è un meraviglioso sito internet, se non ci siete mandati ve lo consiglio caldamente. È un portale gigantesco che ha quasi 9 milioni di page view al mese, quindi è seguitissimo, dove una ragazza anni e anni fa ha deciso di portare tutte queste storie. Una fanfiction è una storia ispirata a un libro. L'esempio più facile che posso farvi è prendere Harry Potter, che è universalmente riconosciuto, diciamo. Qualcuno era infastidito da come è finito il primo di Harry Potter e ha deciso di scrivere una storia alternativa con gli stessi personaggi nella stessa ambientazione e con la sua maniera, col suo stile, o piuttosto non voleva che Harry stesse con Ginny e l'ha fatto mettere con Ron o con Hermione, perché le fanfiction sono fluide, non hanno differenze di genere, cioè l'omosessualità come l'eterosessualità non hanno significato, conta solamente la storia, lo stile, l'amore, la passione. E in questo portale gigantesco io, da piccola nerd, diciamo, andavo a leggere le fanfiction di Harry Potter e forse nel 2005 lessi per la prima volta le fanfiction di Savannah, adesso Virginia De Winter, e mi innamorai del suo stile così complesso, storico ma anche contemporaneo, che toccava quelle corde del cuore femminile, diciamo, che non avevo mai visto fare, come non avevo mai visto fare, e di libri ne ho letti quantità inverosimili, e l'ho letto, e in quel momento della mia vita non ero ancora un editor, facevo l'università e traducevo, quindi non era, me lo sono solamente goduto da lettrice. Anni dopo, forse era il 2009,
Sono ricapitata sulle sue storie, ho visto i suoi commenti, ho visto quanto era diventata famosa quella ragazza che avevo letto anni prima e ho pensato, ma io sono in cerca di libri italiani e stranieri e ho difficoltà a trovare qualcosa che sia davvero interessante, che colpisca il pubblico. In quel momento c'erano solo copie di Twilight, cioè esistevano solamente libri copiati dalla saga di Edward e Bella, che noi pubblichiamo, quindi sarebbe stata una stupidaggine continuare a scegliere libri uguali perché nessuno ci avrebbe ritenuto, non sarebbe stato corretto. Ho trovato le sue storie e ho pensato, ma magari questa ragazza che è già conosciuta, che scrive così bene, che è così gentile, ed è importantissimo per un autore essere gentile perché ne denota molto spesso anche la grazia poi nel proporsi al lettore, magari ha un libro. Le ho scritto e aveva un romanzo già pronto, che è appunto L'Ordine della Spada. Mi ricordo che, un aneddoto divertente, me l'ho convinta che mi annoiasse, incredula che io potessi scriverle, quando io ero incredula che lei mi avesse risposto, visto che ero una sua fan, mi mandava capitolo per capitolo, io cercavo questa storia e l'aspettavo, lì ho capito che non sempre bisogna guardare allo stile, a quante vendite ha fatto magari all'estero, ma tornare piccoli, tornare bambini e aspettare la storia della sera. E io facevo così perché lei me lo mandava tipo alle 5:30 di pomeriggio, mi mandava il capitolo. E io lo aspettavo e quindi ho capito, questo è un libro che se, a me, che sono così cinica ormai per i romanzi, magari mi piacerà anche ad altri. Infatti è stato così, perché appena L'Ordine della Spada poi è uscito per noi nel 2010 ormai, è stato subito un successo, abbiamo ricevuto una risposta di pubblico che ci ha commosso, non solo a me, che sono l'editor, ma all'ufficio stampa, all'editore, e ancora adesso riceviamo regali, riceviamo lettere per l'autrice che non se l'aspettava neanche lei, e quindi è stata un'esperienza digitale ed emozionante. Questa è, secondo me, è la prova che non sempre la rete va vista come impersonale, anzi è un posto estremamente caldo e piacevole da cui stare. Ecco, e forti di questa esperienza, adesso state affrontando sia con una varie diverse collane di book di diverso tipo, dal fantasy alla saggistica, che affronta temi di attualità legati alle contemporaneità, il discorso del libro digitale, dell'ebook. Quindi vorrei che ci parlassi della vostra proposta ebook e se a questa accompagnate anche altro, perché spesso non basta limitarsi al prodotto ebook, ma l'editore si preoccupa anche della community, di curare il lettore, di coinvolgerlo, e volevo capire se avete fatto anche altre iniziative da questo punto di vista. Facendo una piccola premessa, l'editore Fazzi da anni è all'avanguardia nell'editoria. L'editore ci tiene sempre a ripetere che nell'inizio del 2000 lui ha creato una società che si chiamava eBook, ha scritto I di Imola, Book, B-U-K, nel 2001, quindi noi siamo sempre stati dentro l'ambiente. Poi quando tutti si sono dimenticati dell'eBook nel 2002, 2003, i primi anni, anche noi l'abbiamo dimenticato e l'abbiamo ripreso appunto adesso, iniziando sempre dalle fanfiction, perché le prime cose che abbiamo pubblicato come editore sono state delle storie ispirate a Twilight per un concorso per incontrare Stephanie Meyer. Vi parlo del 2008, quindi tantissimo tempo fa, è stato proprio uno dei primi casi di pubblicazione solo digitale. Da lì poi quest'anno, con l'arrivo del Kindle, finalmente si sono smosse le acque, almeno a livello teorico, perché a livello pratico sappiamo tutti che il mercato non è così grande come sembra, anzi mi dicevano prima che era l'1%, quindi è una cifra piccolissima, però a livello ha moltissimo spazio sui media, spazio nella cultura, nella società, nella community, se ne parla tantissimo, e quindi noi ci siamo lanciati in varie avventure diverse a seconda delle zone della casa editrice, diciamo. Abbiamo lanciato, il primo è stato l'editore con la sua collana One Euro, che è una collana di saggistica, di pamphlet legati all'attualità, sono piccoli saggi di massimo 100.000 battute, vengono scritti da in brevissimo tempo, per esempio dopo il caso della Grecia, qualche mese fa, è stato scritto un ebook in 2 settimane e pubblicato, quindi l'ebook restituisce l'immediatezza laddove la carta restituisce la profondità e magari la lunghezza, l'approfondimento.
E questo è stato One Hour ha avuto un successo clamoroso, è stato per mesi al primo posto in classifica di Amazon e di IBS, e abbiamo deciso di lanciarci quindi in altre avventure digitali. Sono nate quindi due collane, La Donna in Bianco e High Fantasy. La Donna in Bianco è una collana di gialli che ha molta della nostra backlist thriller e gialli, e nonché romanzi nuovi, per esempio la serie Castle, che va sulla ABC, in Italia va su Rai 2. C'è un libro che è stato pubblicato solo in digitale e noi abbiamo fatto una versione solamente digitale in questa collana. Quello che invece tocca a me personalmente è la collana High Fantasy, che, come potete capire dalla High, è ispirato a alla Apple e quindi alla nuova visione del multimedia, della tecnologia. È un portale ibrido che raccoglie sia i nostri ebook che pubblichiamo nella collana appunto High Fantasy, ma la cosa più interessante è che High Fantasy è un portale di riunione di blogger, quindi dove abbiamo numerosi blogger letterari italiani, principalmente fantasy, visto che il progetto è legato a questo genere, che ci deliziano una volta a settimana della loro presenza, scrivendo di quello che a loro piace. Non gli abbiamo dato nessun tipo di tema predefinito, gli abbiamo detto: vogliamo ascoltare la vostra voce, vogliamo sentire quello che avete da dire a noi, ma anche a tutti gli altri, e vogliamo che lo facciate tramite la nostra piattaforma. E tutti loro entusiasti hanno colto al volo l'occasione e ci hanno scritto dei pezzi. Quindi siamo partiti con il Southern Gothic, che è il genere di Anne Rice, dei vampiri, passando per Game of Thrones, passando per Harry Potter, passando per il Life Fantasy di Licia Troisi. Abbiamo studiato tutto quello che è il fantasy, soprattutto quello che piace agli italiani. E quindi questo genere, questo portale ha unito due cose: vendere la nostra backlist, quindi i nostri libri più vecchi, più difficili da trovare in libreria, a un prezzo abbordabile al lettore, che è il prezzo di 2 euro, per tutte le piattaforme ovviamente, quindi iPad piuttosto che Kindle, Nook, tutti i lettori. E nel frattempo portare tutti i nostri blogger amici, quelli con cui condividiamo tutti i giorni, tutti i nostri romanzi della collana fantasy che seguo, e abbiamo unito questa cosa creando questo portale. Non ne parlo come una cosa enorme, però è un portale che amato, che viene seguito, che viene apprezzato molto, e dove abbiamo lanciato ora poi un concorso. Non so, forse ne sono stati fatti di altri, però uno dei primi concorsi solamente digitali in Italia, che è il concorso Leggi, Scrivi, Vinci un Sogno, dove, ispirandosi ai temi di un nostro romanzo di Amanda Hawking, che hanno dovuto dei ragazzi hanno pubblicato hanno scritto delle storie, sono state messe sul nostro sito di iFantasy e la gente le ha votate sui social network, quindi è stata una cosa democratica. I primi 10 poi hanno continuato a scrivere questi romanzi, arrivando più o meno a 100.000 battute, e ora una casa editrice sta valutando, e quello ritenuto migliore vincerà la pubblicazione su iFantasy. Quindi non è la classica pubblicazione, non è la classica autopubblicazione dell'Amazon Self Publishing, è una pubblicazione appunto anche questa ibrida, dove viene pubblicato solamente in digitale, però viene lavorato sia in maniera commerciale che redazionale da una casa editrice che è abituata a maneggiare testi, quindi il prodotto è un prodotto cartaceo solo sulla rete. Ecco, hai già introdotto tu in parte il tema, volevo chiederti come gli editori, e voi in particolare, si pongono di fronte a un fenomeno come il self-publishing, perché è un fenomeno molto diffuso di recente, persone che si pubblicano da sole sulla rete. In Italia ci si può pubblicare con Amazon, che è la principale piattaforma, ma anche con per esempio un editore indipendente come Ultima Books, per esempio, e il mio libro, però solo su carta. Quindi diciamo che ci sono vari canali, e questo viene spesso visto come uno spauracchio da parte dell'editore, che si sente scavalcato, che ha paura di perdere il suo ruolo di mediatore. Si ricollega anche un po' a quello che dicevamo prima, cioè dell'impossibilità di controllare che cosa va in rete, cioè è giusto che sia solo il giudizio del pubblico a stabilire quali sono le opere più vendute. E volevo capire come vi ponete voi di fronte al self-publishing puro, cioè come giudicate queste opere che emergono dal basso. Diciamo che noi, non so se gli altri due la pensano così, per noi è un grande pool di scrittori in erba.
Cioè noi ci troviamo i nuovi scrittori del futuro nel self-publishing, perché essendo come questo 1% di mercato che non conta nulla sui fatturati delle case editrici, probabilmente nel futuro aumenterà sicuramente in maniera esponenziale e a breve. Ma per adesso il self-publishing ci indica i migliori, ci indica quelli che al pubblico piacciono. E quindi di conseguenza noi abbiamo piacere a vedere cosa nel self-publishing si dire, va su. Così, uno, per darci un'idea del genere che piace al lettore. Due, perché a quelle persone possiamo offrirgli di passare dal self-publishing all'editoria cartacea, sempre rimanendo, se vogliono, nel mondo del self-publishing, però avere anche il loro libro lavorato, pubblicato, con una copertina, con una promozione e la presenza in libreria. Quindi non ci vediamo una minaccia nei nostri confronti. Per adesso non esiste la minaccia, anzi è una cosa estremamente piacevole da vedere. Noi abbiamo anche scelto come nel nostro catalogo Lane, come titolo di punta delle strene dell'anno scorso, un'autrice di self-published che è americana, Amanda Hawking, che è stata la prima autrice ad avere un successo davvero clamoroso in rete, scalando tutte le classifiche ebook americane, quindi quella Aiutato Dei, credo la presenti, la presenta Amazon ovviamente, New York Times invece la presenta solamente da un anno, e l'abbiamo trovata su Amazon leggendo le classifiche. Abbiamo richiesto alla gente che ci ha mandato il manoscritto, abbiamo trovato il libro di nostro gradimento, ci è piaciuto molto e abbiamo scelto di portarla in Italia. Quindi un'autrice che è salita nella sua fama in America grazie al self-publishing, anche lì adesso è pubblicata da St. Martin's Press, l'abbiamo portata da noi perché è un'eccellenza. Se 1 milione di lettori hanno comprato il suo romanzo in ebook, è un piacere portarla in Italia, perché nessuno l'avrebbe mai tradotta gratuitamente in ebook. Quindi noi l'abbiamo portata sia in cartaceo che in ebook. Quindi non vedo una grande minaccia in questo. E un'altra questione è che però forse il business alla fine arriva con la carta, perché uno dei grandi problemi del digitale, un po' in tutti i settori, dai giornali ai libri, è che con l'elettronica, col digitale non si guadagna, i book costano poco, le entrate sono più basse. Quindi voi, alla fine il vostro business è sperare di pubblicarli su carta in ogni caso, o pensate di riuscire a sopravvivere anche grazie solo alle pubblicazioni elettroniche? Non credo che per molti anni la carta sparirà, quindi la carta rimane a livello commerciale il nostro supporto. L'ebook non ci dà, nessun editore l'ebook dà un fatturato così alto, a meno che non sia un editore one man band, cioè un editore che c'è una sola persona in casa editrice, che quindi non ha bisogno di essere supportata da una casa editrice, si ha milioni di costi, quindi la carta è ovvio che darà sempre, anche l'ebook lo devi mettere a un prezzo basso per essere competitiva nel mercato, di conseguenza non credo che solo con gli ebook si possa sopravvivere, assolutamente no. Però è una cosa fondamentale da avere, cioè l'ebook deve essere come non fare i tascabili. Se bisogna fare i tascabili, bisogna fare gli hardcover, ma bisogna fare gli ebook. È diventata un'altra versione del libro. Quindi quando il libro esce deve esserci la versione digitale, come in America fanno l'audiobook sempre, perché lì è fondamentale. Non è che supera le vendite del libro cartaceo, ma bisogna averlo. È fondamentale ed è una cosa stupenda, secondo me. E sul lungo periodo quale futuro vedi per il libro di carta? Resisterà? Resisterà in modo diverso? Secondo me il libro cartaceo resisterà in modo diverso, come dicevi tu, la carta è il libro, la carta vive da 500 anni, non muore così facilmente, ma ci sarà diminuiranno gli editori, ora c'è una sovraesposizione, ci sono troppi editori in giro, troppi libri, c'è troppe cose che potrebbero tranquillamente essere relegate al digitale, lette su un libro, quindi sopravviverà la giusta carta, il giusto libro, la qualità. E secondo me, questa è una mia idea personale, i libri diventeranno sempre più sempre più belli, sempre più lavorati, sempre la qualità sarà sempre 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 più alta, perché devi offrire il meglio. Se qualcuno può scegliere tra, adesso è diverso, ma tra 10 anni, quando ormai avremo gli ebook olografici probabilmente, qualcuno, se vuoi scegliere tra 2 euro di ebook e 15 euro, 20 euro di cartaceo, il cartaceo deve essere eccezionale, e quindi quello succederà, sarà sempre più eccezionale, sempre migliore. E questo secondo me è quello che è la mia personale idea, proprio, e molti dell'editoria la condividono. E l'ultima domanda che le facciamo,
diciamo, una domanda più sociologica, nel senso che spesso il mondo della tecnologia, a cui siamo nell'ambito dell'Internet Festival, viene associato ancora al mondo degli uomini, al maschile. In questo palco siamo 3 davanti, 1 dietro, 4 donne, e comunque d'età abbastanza giovane. Allora, il mondo della lettura, il mondo dell'ebook, è un canale attraverso cui anche le donne si avvicinano alla tecnologia? Le tue lettrici, cioè tra i tuoi lettori ci sono più donne, più uomini? Ci puoi fare un ritratto sia, diciamo, di fascia di età che di genere? I lettori di Lane, che è la collana che seguo, sono solo donne. È rarissimo che trovi a incontrare un ragazzo, davvero davvero raro, a parte per alcuni romanzi. E io nasco da Twilight, quindi dalla lettura femminile per eccellenza, e abbiamo poi scelto di seguire questo filone, ma anche perché il nostro target è quello dai 12, 11, 25, 30, 40, 35, questo è il nostro target, ma dal 12 ai 20 sono le ragazze che leggono in Italia, è molto più raro trovare ragazzi che leggano tanto, quindi che non leggano un libro ogni 3 mesi, ma che leggano un libro a settimana. Sono più le ragazze, sono delle statistiche, quindi ci siamo concentrati su di loro. Le donne forse con il digitale si sono interessate agli aggeggini elettronici che prima non amavano. Io faccio sempre esempio di alcune colleghe che dopo il Kindle sono diventate delle nerd, cioè hanno cominciato a usare gli strumenti di tipo Calibre per trasformare gli EPUB, piuttosto che a saper fare un PDF o a trovare magari la migliore offerta su Amazon per scaricarsi il romanzo. Sanno cos'è un cavo USB, che è una stupidaggine, però prima non lo sapevano. Sanno cos'è un cavetto per collegare il Kindle, cos'è, quanto dura una batteria. E quindi sì, l'hanno trovato anche un accessorio fashion, perché ci hanno comprato delle copertine colorate, ci hanno messo degli accessori sopra. In maniera femminile questo tipo di tecnologia è diventata parte del nostro mondo, sebbene poi è una generalizzazione un pochino banale, perché ci sono donne estremamente interessate alla tecnologia come donne con un interesse, e vale lo stesso per gli uomini. Però sì, genericamente parlando è successa questa cosa. E dopo questa panoramica io tornerei un attimo a Louis Rice, che ha sentito un piccolo spaccato di come si sta muovendo l'editoria italiana, e noi appunto in Italia siamo fermi all'1% del mercato. Gli analisti dicono che abbiamo così pochi book perché abbiamo ancora pochi device, pochi dispositivi per leggerli, perché in Italia c'è un problema di rete wireless, quindi veniamo considerati un paese indietro da questo punto di vista. Volevo avere un suo parere, diciamo, che impressione facciamo dall'estero, come giudica la nostra produzione in campo digitale? I confess I don't, it's really interesting to hear what's happening, and I think it's not so bad being a bit behind, because you leapfrog all the nonsense. So for the UK, the strong broadband was what, and Wi-Fi was what changed. The iPad and Wi-Fi are the two things. Now, on the tube, you see people reading on their Kindle, on their phone, on their iPad, but still print too, in London anyway. Vi confesso che è stato molto interessante sapere quello che succede in Italia, e certamente è molto interessante, ma non è male essere un po' indietro, perché poi dopo si fanno i salti da gigante. Certamente in Inghilterra quello che ha dato molto stimolo agli ebook è stato la forte broadband, quindi la banda larga, e la rete wifi sicuramente, poi ovviamente anche l'uscita dell'iPad, sono quello che hanno cambiato veramente il mondo dell'editoria. E adesso se si va sulla metropolitana si vedono persone che leggono dal Kindle, alcuni sul telefonino, alcuni sull'iPad, però ci sono ancora tanti, perlomeno a Londra, che leggono dal libro di carta. And the other change that's coming is that the Nook and the Kobo and Microsoft Surface tablet and other tablets, a TouchPress publish currently for iPad and now also for iPhone, but we think, and we've waited to see what happens, but now we think that with Windows 8 and the Surface tablet, which is coming from Microsoft, the touch screen and the accessibility of content on a screen is just going to explode, and it will happen here too.
Quello che è il nuovo cambiamento che vedo è che, ad esempio, per la Touch Press hanno aspettato di vedere quello che succedeva. Attualmente, come destinatari, loro lavorano per l'iPad e l'iPhone e aspettavano di vedere quello che poteva venire fuori. Adesso sembra che esca un nuovo tablet della Windows, in ambiente, quindi della Microsoft, con tutte queste potenzialità, touchscreen, eccetera, e quindi probabilmente si rientreranno anche a quel mercato. E un'altra domanda è, visto che noi inseguiamo, quindi ecco, l'Inghilterra, l'America sono aiutate anche dalla lingua, dall'inglese, che ovviamente essendo una lingua internazionale ha più utenti, più acquirenti. Volevo chiederle se nel mondo degli editori britannici o americani sono già nate delle figure professionali nuove, nel senso che per produrre un libro per iPad bisogna conoscere l'iPad, bisognerà conoscere il nuovo tablet di Windows, quindi questo può dare anche delle speranze di posti di lavoro, di nuove possibilità offerte dal digitale? I confess I'm over 50. And I grew up in book publishing, and I'm now an app producer, which is great. Yes, absolutely. So I work with some incredibly bright young people who are technically very skilled, and we have ex-TV producers and film producers. But I directed films on Warhorse, and I'm about to go to LA and do a bit of that. And the skills I have are still valid, thank God. But yes, I think it's, if you're not in publishing, if you're young, go to publishing. It's going to be so exciting. I wish I could wind back the clock because it's really, really exciting. Vi devo confessare che io ho più di 50 anni e sono cresciuta nell'ambiente dell'editoria tradizionale, dei libri, e adesso sono una produttrice di app. Quindi sì, certamente ci sono grandi opportunità, ci sono tantissime persone brillanti di talento, ho visto giovani produttori di TV, di film. Io stessa ho fatto parte della regia per questa app Warhorse e le capacità, le competenze che avevo io erano sufficienti, grazie a Dio, e quindi io ai giovani oggi direi: andate nel mondo dell'editoria, andate tranquillamente. Io, se potessi tornare indietro, se potessi mettere indietro l'orologio, sicuramente lo farei. E un'altra domanda riguarda il processo editoriale, nel senso che degli studi recenti provenienti dall'America spiegano che produrre un libro non richiede più mesi, ma che spesso si fanno delle edizioni digitali solo test, molto rapide, per capire il successo o meno del libro, e se questo funziona poi si va avanti, si producono più copie, si producono anche di carta. Volevo sapere se lo fate anche voi e se è una prassi che si sta diffondendo in Gran Bretagna o nel mercato anglosassone. Yes, in publishing, well, I think what's happening in publishing in the UK and America is, yes, that process happens. And if you have a presence online like Virginia De Winter, that, you know, that's a great way to find new talent. Publishers look for different things. So children's publishers, for example, are looking for ideas which can become brands. So Penguin are not just publishing a book, they're looking for a website, an app, a game, merchandise, films, from what would originally have been a published children's book. Sì, decisamente nel mercato anglosassone, nel mercato americano è lo stesso procedimento, e ci sono appunto degli scrittori che vengono trovati online come Virginia De Winter, se abbiamo parlato prima, e certamente oggi le case editrici cercano cose diverse. Ad esempio un'editrice che faccia libri per bambini cerca un brand, la Penguin ad esempio, se cerca un libro, però vuole anche poi associare un sito web e il merchandising e il film e tutto quanto, quindi sì, c'è anche una ricerca in questo senso. And one more thing, which is to say that Touch Press has done it. Touch Press always partners with publishers or content owners, so we're not work for hire. But apps that we have made, we made an app called Solar System, and we made the app of Skulls. And Solar System and Skulls started as an app with Touch Press, and they're both now successful print books. Skulls, that one, Skulls, yes. And Solar System. Solar System.
E la Touch Press diventa sempre partner, quindi collabora con case editrici, con editori e proprietari di contenuti, perché poi da quello lui cerca di fare altri, delle app e altri sistemi. Ad esempio sono usciti due app che si chiamano uno Skulls e uno Solar System. E un'ultima domanda che farei a entrambe prima di lasciare la parola al pubblico riguarda il rapporto degli editori o delle librerie sia in Italia, che appunto facciamo sempre questo confronto con la Gran Bretagna che è un po' più avanti, con i cosiddetti giganti, nel senso che l'apertura tecnologica fa sì che nel mondo editoriale entrino degli attori nuovi che si chiamano Amazon, si chiamano Apple e Google, cioè dei giganti, delle compagnie che non sono specializzate nella letteratura, nella saggistica, ma che diventano sia rivenditori, in alcuni casi anche produttori di contenuti. Alcune volte vengono avvertiti come una minaccia, quindi soprattutto rischiano di fagocitare le piccole librerie, gli editori indipendenti. Volevo capire qual è la vostra posizione rispetto a questi grandi player. Sono talmente grandi che sono invincibili. Non puoi combattere contro Amazon, contro Google, devi farci amicizia. È quello che abbiamo fatto noi. Amazon sono persone deliziose, deliziose, che non vedono l'ora di lavorare con gli editori italiani, tra le altre cose. Loro hanno messo in piano un conto, una perdita fino al 2014. Quindi l'unica cosa che vogliono fare è espandersi, farsi conoscere, lavorare insieme agli altri. Quindi sono davvero, davvero disponibili nei nostri confronti e noi nei loro. Quindi se abbiamo un libro in uscita che può interessargli, lo proponiamo, ci dicono avremo piacere, per esempio, a darlo in anteprima a qualche lettore con una firma o con un video, piuttosto che mettere un capitolo aggiuntivo nell'ebook che va dentro al Kindle, per esempio, molto disponibili. Per quanto riguarda Google, sono anche loro estremamente disponibili e vogliono, hanno voglia di collaborare. Siamo andati da poco a Milano a incontrarli, il nostro collega del marketing, che ci hanno proposto di organizzare degli hangout, sono delle cose che accadono su Google Plus e su YouTube insieme, ovvero dei video dove gli autori parlano e con altri blogger o giornalisti. La The Winter parteciperà probabilmente a uno di questi in futuro, ci hanno offerto di lavorare a pubblicità piuttosto che ai video. Per esempio stiamo facendo una cosa interessante con loro, che è collegare dei tutorial di trucco legati alle copertine dei nostri libri su YouTube insieme a Google, che è una cosa assolutamente ibrida, e loro sono stati disponibilissimi, non vedevano l'ora di farlo. E Apple è diverso, Apple è un più chiuso come società, perché Apple non fa pubblicità, non fa questo tipo di lavoro, però sono sempre disponibili. Ovviamente c'è la piattaforma dove vendiamo i libri, attraverso la quale vendiamo i libri su Apple, non c'è da combatterci, c'è da lavorarci insieme, non vedo la minaccia nel loro lavoro, anche perché la gente ama Amazon, perché gli vende le cose a meno prezzo. Se noi li odiamo, la gente odia noi, cioè mi sembra abbastanza... Per me perlomeno, e anche per l'editore vale più o meno la stessa cosa. Cioè non vogliamo combatterli, vogliamo lavorare e collaborare, è la soluzione migliore. Per le librerie purtroppo è un problema diverso, però io parlo in questo momento da editrice, cioè da editrice, da editor, e rappresentando la mia casa di editrice. Per le librerie è un problema che già stava succedendo, non è l'arrivo dei nuovi portali a cambiare la situazione. In America si chiudono librerie in continuazione, ma non è Amazon non è la colpa di Amazon. Se vediamo il fatturato di Amazon non è pari. Cioè, vedendo i dati capiamo che non è colpa dei portali online che i libri si vendono di meno, quindi non... Questo aggiungo, prima di dare la parola a Louis Rice, una domanda, però una piccola obiezione. Uno dei problemi principali che si ha nell'uso degli ebook sono i diritti digitali, cioè vale a dire dei software che servono per proteggere il libro, per evitare la pirateria, e sia Amazon sia Apple hanno creato delle protezioni cosiddette proprietarie, cioè hanno un loro formato, e questo rende il tutto ancora più macchinoso e spesso spaventa un lettore che sia non così alfabetizzato dal punto di vista digitale. Ecco, questo però rappresenta un problema. Sì, indubbiamente questo rappresenta un problema, però il livello a cui parlo io è un livello diverso, è un livello di compagnie, cioè di lavorare insieme sul loro portale. Quello che poi loro offrono al lettore è una, non so come spiegarlo al meglio, io che sono lettrice di ebook ho problemi infatti a avere solamente il mobile. Il problema più grave, se vogliamo parlarne, è non poter prestare il libro.
forse è la cosa più importante, che è la cosa più grave che hanno questi portali. Però non tutto può essere perfetto e non si può, non siamo noi a dover combattere questa lotta. Questo è il caso, è il governo che deve lavorarci, cioè non possiamo essere noi editori, medi editori tra l'altro, a obbligare un'azienda multinazionale a cambiare il formato. Noi possiamo vendere su altre piattaforme ed è quello che facciamo, noi non vendiamo solo su Amazon, noi vendiamo su Book Republic, che offre libri in PDF, in ebook, in Mobi, in Word, e questa è noi al nostro lettore offriamo trasparenza e chiarezza. Poi sono loro, il problema è di Amazon o di Apple. Quindi le stesse domande a Louise Rice per capire cosa succede in Gran Bretagna, come vedono gli editori, i giganti, Amazon, Google e Apple, e se c'è anche lì un problema di diritti digitali rispetto ai formati proprietari con cui sia Amazon che Apple pretendono di proteggere gli ebook in modo tale che siano leggibili sui loro supporti, sul Kindle e sull'iPad. I don't think I see Amazon and Google as quite benign as you do. I think that publishers internationally, in the UK and the US, feel that they have let Amazon build a business very cleverly, but Amazon bought a company called Book Depository about a year ago, and the publishers should have stood up and said, no, that's anti-competition, and they didn't, so we've kind of brought it on ourselves. I think they want to be publishers, and they will be, and they are and will be publishers. I agree we have to work with them. In terms of the proprietary formats and EPUB and all the problems, I think it's a matter of time, and then they may well have a walled garden, and which is their format, and publishers will have to play ball with that, but I think it's a short-term issue, hopefully. Ma io non sono della stessa opinione, io non vedo Amazon e Google così benigni. In Regno Unito, negli Stati Uniti c'è una certa avversione, perché si vede che Amazon è stato molto bravo a costruire un'attività molto rapidamente, e un anno fa ha aperto anche una specie di deposito di libri. A quel punto lì probabilmente si sarebbero dovuti opporre, però non l'hanno fatto. Ma sappiamo anche che Amazon e Google vogliono poi entrare e diventare anche case editrici, vogliono anche occuparsi di editoria. E per quanto riguarda invece il formato, io penso che sia solo una questione di tempo, e poi probabilmente cambierà anche quello naturalmente. Benissimo, allora io direi di lasciare la parola al pubblico se ci sono domande, e se qualcuno vuole intervenire e fare delle domande. Ricordiamo che c'è anche Virginia De Winter, che anche dal retropalco è disponibile a rispondervi. Se non c'è nessuno, ne faccio un'altra io, magari allora su quest'ultimo tema. Ecco, lei diceva che non è d'accordo, insomma, con Pamela. Posso aggiungere una cosa, solo una piccola cosa? Io parlando un po', non inconsciamente, però parlo di Amazon Italia e Google Italia, che sono disperati per entrare nel mercato. Quindi è una realtà diversa, lo so, perché io conosco molti editori UK e americani che hanno grandi problemi che per loro, per noi, dove il mercato è talmente piccolo, sono semplicemente dei partner. Cioè, quindi in questo momento potrebbero avere nell'immediato l'effetto di allargarlo il mercato, quindi di non essere negativi. È questo... una collaborazione per adesso, poi ovviamente nel futuro. Io poi non sono un editore, io lavoro come editor, quindi io vado dove va il flusso. Cioè vado dove vanno il trend è Amazon, io devo cercare di incanalarlo nel cartaceo, quindi lavorare insieme a loro. Se il trend è Google, faccio la stessa cosa. Sempre portando la nostra indipendenza e la nostra creatività nel processo, però non è inutile andare contro è come era andare contro al DVD quando è stato il suo tempo, e cercare di tenersi i VHS o cercare di tenere i CD. È stata una lotta impari, infatti io non l'ho mai sostenuta. Sarà impopolare come scelta, però è questa. Purtroppo, infatti, poi si è visto quello che è successo. Non esistono più VHS, non esistono, i CD sono praticamente morti. Però il vinile sta tornando. Il vinile sta tornando. E quindi questa è una prova che il libro succede la stessa cosa. Il libro diventerà di qualità sempre di più, come è successo col vinile. Cioè non ci sarà più l'intermedio. L'MP3 per tutto,
il vinile per la qualità, il libro, il digitale per tutto, il libro spettacolare, bellissimo per la carta. E io volevo tornare invece su questo discorso di Amazon, Google e Apple come possibile minaccia, diciamo, nella concorrenza, per il loro ruolo competitivo. Proprio dei giorni scorsi è una sentenza, dopo 7 anni, arrivata negli Stati Uniti, per cui gli editori americani avevano fatto causa a Google, perché Google voleva pubblicare pure i libri degli editori americani fuori stampa. Quindi questi libri appartenevano agli editori americani, ma non li stampavano più, e Google li aveva messi nella sua libreria online. Gli editori americani alla fine hanno ottenuto di in realtà poter controllare questa pubblicazione e possono anche venderli attraverso Google. Quindi in questo caso non diventa invece un'occasione per gli editori di avere un'ulteriore piattaforma di vendita? Non può diventare conveniente e allargare anche le possibilità di diffusione dell'ebook? As I understand it, the settlement last week between the publishers and Google happened, and in a way the publishers have got what they were offered in the first place, which is Google is still going to scan the content. People don't buy books off Google Play, but they might find books on Google. Yes, I think the publishers missed an opportunity, but Amazon has taken the space for where do you find books, so I think some different thinking might be required. I think it's too late to stop the flow of information. And I think in the end it's good that the people will find good content. And you have to think positively that if you edit well and you publish well, people will find your content. I think that's still the rule, I think. Sì, è quello che ti riferisci appunto a questa sentenza della casa editrice contro Google della settimana scorsa, e alla fine la casa editrice ha ottenuto quello che voleva, però Google può ancora fare la scansione dei contenuti e si possono ancora quindi trovare libri su Google, e io credo sì che la casa editrice abbia perso un'occasione in quel caso, e c'è adesso lo spazio per Amazon, perché alla fine tutto questo avrà delle ripercussioni positive, perché comunque il lettore potrà trovare dei buoni contenuti, se si fa della buona editoria, dei buoni libri, c'è una maggiore opportunità per tutti. But just to pick up on what you've been saying, so what's happening is verticalization, horrible word, but the idea that you have an audience who, so it might be fantasy or it might be military publishing or it might be science fiction or it might be golf, I don't know, but that the audience, the community, you as a publisher can reach that community. So if you consistently publish books which that community wants to buy, that's how you reach your audience, and that's how you, in a way, bypass or at least kind of sit alongside the Amazons and Googles of this world niche. So verticalization is what you described and is what lots of publishers are now doing. Quello che stanno facendo molte case editrici, quello che ha descritto lei, la verticalizzazione, cioè appunto si cerca di raggiungere un pubblico target, una comunità che può essere quella del fantasy, quella dell'editoria militare, quella del science fiction, può essere anche quella del golf, e quindi si cerca di raggiungere questa comunità, questo target, come quando si vede su Amazon, su Google, la nicchia di riferimento, e quindi in questo modo si può bypassare tutta l'intermediazione e raggiungere quello che è il nostro gruppo. Quello che stanno facendo molte case editrici, sì, la verticalizzazione. Ecco, su questo, anche questo sta succedendo anche in Italia, perché da noi appunto gli ebook sono pochi ancora, però possiamo già iniziare a tracciare delle linee di tendenza, e ci sono effettivamente dei generi che in ebook vanno più forti, sono i gialli, sono i thriller, sono i romanzi sentimentali, i romanzi d'amore, il cosiddetto genere femminile per l'appunto. Però c'è anche un altro fenomeno, va anche molto forte il breve, cioè la brevità su internet, racconti brevi, perché li leggiamo in momenti diversi, cioè si legge nell'autobus con il tablet, con il telefonino, e quindi un romanzo troppo lungo non si legge, quindi può cambiare anche il tipo di contenuti da destinare ai dispositivi tecnologici. È una cosa che notate anche voi, questa della lunghezza, per esempio? Sì, è una cosa che abbiamo notato anche nel
nei libri self-published, sono sempre più corti, sempre più ristretti nella narrazione, perché devono essere di fruizione veloce, di, come dicevi tu, di, sull'autobus la sera prima di andare a dormire, magari chi si stanca facilmente, la soglia d'attenzione, quindi anche lavorano tanto sui fianchi di chi non, il grande librone non l'ha mai sopportato. Questa tendenza dell'essere del libro breve lavora su chi non può leggere sempre libri, non so come spiegarlo al meglio, però è un qualcosa sì che abbiamo notato anche in prima persona con la One Euro, quella che facciamo, che sono meno di 100 pagine al libro, ha avuto un successo clamoroso, laddove saggi con gli stessi identici temi che abbiamo pubblicato negli anni prima hanno avuto un risultato di pubblico minore, diciamo, più piccolo. Quasi nullo a volte. Benissimo, ed è una, lo chiediamo anche a Louis Rice, se ci sono proprio delle differenze anche, appunto lei ha già parlato della verticalizzazione, ma anche della lunghezza, a volte sono anche lunghi ma vengono per esempio distribuiti a puntate, proprio per fare in modo che la dimensione sia breve, che si possa leggere una parte, e volevo capire se questa tendenza c'è anche da voi, se possiamo quindi pensare che sia un filone. Yes and no. I think that, I mean, I loved Harry Potter, and I loved the fact that the books were big, and that I had all that story to work through, that, you know, that I had that to look forward to. So I don't think, because I'm reading on a Kindle or an iPad, that the fact that it's long matters. What matters is the story. I wonder how many of those €1 sales were because the risk was low. So what I'd like to know is, do you know how many people bought and then read, and how many people bought and came back for more? Ma guarda, sì, sì e no. Io ho amato molto, mi è piaciuto molto Harry Potter. Quello che mi piaceva era proprio il fatto che fosse grosso, che fosse una storia lunga. Mi è piaciuto proprio scavare e aspettare questa storia, arrivare fino alla fine. Io non credo che sia una questione di Kindle o iPad, non credo che sia quello che importa per quanto riguarda la lunghezza, è la storia che è importante. Io mi chiedo, per quanto diceva lei, questi successi da un euro, queste vendite, io penso che abbiano avuto successo perché il rischio in quel caso era basso. Ma quanti, voi sapete quanti persone hanno comprato e poi l'hanno letto, quante persone poi ne hanno comprati altri? Sono completamente d'accordo che il libro debba essere piacevolmente lungo. Anch'io vado Harry Potter alla follia e amo tuttora tutto quello che J.K. Rowling scrive, e questo vale per tante persone. Credo che la One Euro, per esempio, questa collana di cui stiamo parlando, sia di attrattiva perché è saggistica, è non fiction, e quindi la non fiction non è, è di consultazione diversa, puoi saltare da un capitolo a un capitolo a seconda del tema di cui stai parlando, quindi la non fiction nella sua può essere lunga o breve, dipende dal tema di cui stiamo trattando. Il romanzo è tutta un'altra storia, ne parlavamo giusto appunto prima di questa cosa. Chi legge romanzi lunghi sia su carta che sul Kindle, chi legge poco invece magari ha più piacere a leggere un romanzo breve su un lettore, forse per pura questione di abitudine. Riguardando la domanda, chi ha comprato il primo di €1, la maggior parte poi hanno comprato il secondo, ma probabilmente perché si tratta di non fiction e non di fiction, quindi si tratta di pamphlet, sono come lunghi articoli giornalistici, possiamo paragonarli a questo. Io penso su questo anche per esperienza diretta, lavorando in un giornale, che effettivamente l'ebook secondo me ha allargato la fetta di lettori, nel senso che, come dici tu, chi non si avvicinava a un romanzo lungo si è comprato però magari l'ebook su Steve Jobs, per esempio, e magari non è un lettore di romanzi d'amore, ma è appassionato di Steve Jobs e ha comprato l'ebook uscito immediatamente nei giorni della morte di Steve Jobs o in questi giorni nell'anniversario della morte di Steve Jobs, perché essendo sono libri di rapida fattura, perché non hanno bisogno di essere stampati, e quindi riescono ad arrivare immediatamente sulla notizia, cioè si scrivono in maniera breve, rapida, ed hanno questo grosso vantaggio, e spesso capita nelle classifiche o settimanali che quando c'è un fatto molto forte di cronaca eccetera, l'ebook vada subito ai primi posti,
E a volte proprio anche i giornali stessi hanno prodotto degli instant book, degli ebook, perché sono riusciti a catturare questa esigenza del pubblico, e quindi forse anche un pubblico nuovo. E quindi io ho l'impressione che in Italia ci sia anche un allargamento dei lettori grazie a queste possibilità. E mi chiedo se anche in Gran Bretagna il fatto di proporre, se ci sono appunto fenomeni di questo tipo, instant book, ebook di attualità, e se lei nota la stessa cosa, che in fondo sia utile per allargare anche la fetta di chi legge. No, absolutely. It's quite right. The difference between fiction and non-fiction is very clear. That so short non-fiction in both print and ebook is doing well, very common, and I think absolutely it opens new readership and new opportunities for people who start short and then may grow into long. But certainly, yes, you see very quick the Olympics. You know, suddenly there's books on the Olympics, but you know, and they're print, but the print books on the Olympics came out 2 weeks after it ended. But similarly, there are lots of e-books as well about the Olympics. So that kind of the time span is much shorter and the opportunities are there. Sì, no, hai ragione te. Il problema lì è proprio la differenza fra la fiction e la non fiction, perché si trattava di saggi. No, certamente gli ebook funzionano molto bene dove si parla di saggistica, di non fiction. E certamente c'è stata un'espansione della base di lettori, ci sono nuove opportunità e c'è stata data la possibilità ai lettori, per esempio, di passare dalle letture brevi a quelle lunghe. Ad esempio, guardiamo cosa è successo con le Olimpiadi: sono uscite gli instant book già 2 settimane dopo, e nello stesso tempo sono usciti tantissimi libri elettronici. Quindi oggi ovviamente il time span, quindi la tempistica, è molto più breve e sì, sicuramente aiuta ad espandere la base di lettori. Benissimo, io provo a richiedere se ci sono domande dal pubblico. C'è una mano alzata. Ancora poi, per esempio, nel caso dell'editor, gli illustratori per le copertine dei vostri libri cartacei, e se pubblicate anche su ebook con delle illustrazioni. Allora, i nostri ebook hanno tutti la copertina, perché so con la ragazza che fa gli ebook nella nostra casa editrice e lavora praticamente a fianco a me, quindi lo so, so per certo che li inseriamo. Non so quanto grandi sono, però non mi ricordo, probabilmente potrebbero essere quasi grandi quanto degli avatar, ma per la misura in cui il Kindle non prevede alcuni tipi di immagini, mentre sull'iPad la prima cosa che appare è la copertina e a colori. Dipende dal supporto. Noi non abbiamo diverse copertine per ebook e per il cartaceo per adesso. Poi ovviamente quando il mercato si espanderà magari avremo delle edizioni diverse, delle edizioni aggiornate una volta a settimana con delle nuove copertine. Per adesso teniamo quella copertina del cartaceo, e non posso dirvi quanto è grande perché non ho più. Ah, per le copertine? Principalmente le nostre copertine sono fatte dalla nostra squadra grafica, di cui due di loro sono degli illustratori, uno illustratore cartaceo e uno illustratore digitale, quindi lavora con Illustrator piuttosto che InDesign, e quindi di conseguenza fanno loro il grosso delle copertine. A volte appaltiamo qualche lavoro in esterna, ma deve essere qualcosa di rarissimo. E le nostre copertine sono molto di lettering e molte fotografiche, abbiamo poche illustrazioni, a parte per alcune collane, però non è una cosa che facciamo, facendo pochissimi libri bambini è già più raro, nonché l'illustrazione secondo me, e nella nostra casa editrice in particolare, è vista come molto letteraria e quindi viene dato lo spazio che merita nei libri di più alta qualità. Questo è quello che succede a noi, quindi i libri medi, il libro commerciale, il thriller piuttosto che il young adult, il fantasy, non hanno l'illustrazione. Il nostro fantasy è un fantasy per ragazzi ed è un fantasy più urbano, quindi scegliamo la copertina fotografica, a differenza dell'illustrazione dell'high fantasy o del fantasy storico più classico, diciamo alla Martin o alla Tolkien.
Poi forse aggiungo su questo che forse è capitato di vedere delle copertine, anche dei libri digitali senza copertina, perché in fondo siamo un po' quasi già, possiamo dire, a una seconda generazione di ebook, non mi spiego, nel senso che l'ebook è arrivato per opera dei grandi editori italiani nell'ottobre 2010, Mondadori, RCS. Prima c'era molto lavoro anche fai da te, cioè ci sono delle associazioni di volontari che digitalizzano i libri classici, e quindi in quel caso è ovvio che non siamo di fronte a un lavoro editoriale perfetto, quindi può capitare di trovare Orgoglio e Pregiudizio senza copertina, e quindi questo sta già cambiando, quindi penso che adesso ci sia più cura da questo punto di vista. E poi un altro problema per le copertine riguarda i device, i tablet, perché a colori, a parte l'iPad, che però è un tablet, non è un e-reader, quindi ci sono poi altri problemi di lettura. Fino a poco tempo fa il Kindle era in bianco e nero, cioè adesso l'ultimo modello è a colori, e quindi forse migliorerà ancora di più da quel punto. Credo che alcuni device, alcuni tablet lo fanno, dipende come viene impostato l'ebook, saltano a volte la copertina, cioè iniziano dalla prima pagina del libro, quindi magari la copertina c'è e non si vede, appare solamente nel boxino della lista della libreria di iBooks piuttosto che del Kindle. Non so se vuoi aggiungere qualcosa, Luis, oppure... Ok, ci sono altre domande? Per creare un libro come della Touch Press che abbiamo visto, tipo War Horse o il libro sugli elementi, o... cioè, quante persone, quanto tempo ci vuole, quanto costa, anche così, una curiosità. The answer is Touch Press is not very big. It has a team of 25 maybe people, and lots of those are part-time or freelance. And it takes 3 months to work with the partner to design what we want to do, to talk through, to think about how we're going to present the project, and 6 months to put it together to deliver the app. And it costs anything from 100,000 euros to 200,000 euros, if you add up all the staff costs, which we do, unlike a publisher, we added that all in. So it's not cheap and it's not quick, but that's the route that we've taken because we're at a particular niche in the market. La Touch Press, vi dico che non è una realtà molto grossa, ha uno staff di circa 25 persone, di cui gran parte sono part-time e altri sono freelance. Ci vogliono circa 3 mesi per lavorare con la squadra di progettazione, per decidere come presentare il progetto, altri 6 mesi per portarlo fino al pubblico. Il costo è dai 100.000 euro a 200.000 euro circa, più i costi dello staff, quindi non è economico, non è veloce, però questa è una nostra scelta, abbiamo deciso di essere su un mercato perché volevamo essere in un mercato di nicchia. Ci sono altre domande? Nessuno. E allora magari possiamo provare a chiudere con una riflessione, diciamo, credo che alla fine questa discussione abbia dato l'idea che forse la nozione di libro andrà ampliata, cioè io ho questa impressione che un libro non sarà più un insieme di pagine di carta da sfogliare come è stato finora, ma diventerà qualcosa di più. E allora direi che per chiudere farei un giro con le nostre 3 ospiti e chiederei a ognuna di loro di darci la definizione di quello che è secondo loro il libro del futuro. Che cosa sarà il libro fra 5 anni? Io credo di averlo già ampiamente detto, poi come penso che sarà il libro. Il libro non è carta, non è la pagina del bianca dell'iPad, né la pagina del reader. Il libro è la cosa che ti salva, ti emoziona, ti fa divertire, ti insegna, perché non ci dimentichiamo che il libro, la nozione per eccellenza di libro è quella di insegnare, di dare qualcosa, di dare cultura e tutto il resto. Il libro rimarrà... La parola, come hai detto tu, la parola libro non sarà più libro carta, sarà libro carta, device, schermo del computer, giornale, qualsiasi cosa. Cioè la parola libro avrà tanti significati diversi, secondo me. Chiediamo a Virginia anche di intervenire su questo. Lei, insomma, immagino che di libri ne vorrà scrivere in futuro. Come si immagina che saranno e quale nozione di libro immagina da qui a qualche anno?
La nozione di libro da qui a qualche anno cambierà, però resterà immutata, nel senso che il libro è qualcosa che sia come scrittore sia come lettore tu vivi, senti, qualsiasi sia il formato. Secondo me ancora per molto tempo ci porteremo, penso fortunatamente, dietro i nostri libri di carta, in borsa, per averli sempre con noi, però piano piano ci sarà anche modo di portarsi dietro magari 10, 20, 30 libri, tutta quanta la nostra biblioteca, su un supporto digitale. Chiediamo anche a Luis Reis. I agree. I think if I think about a baby will still have board books, a child will still have picture books. I think that more kids will have tablets and will be used to reading on tablets. But I still think that, as you say, I will always buy my favourite authors in small format hardback because it's a thing of beauty and I need to have it on my bookshelf. But I will buy business books, frankly, on my iPad, or books, a bit of chick lit, I'll have on my iPad because I don't want it on my shelf. So absolutely, and I will have apps, and it will just be tablets, and touch screen will be particularly important, but it will be everything, as it is print and Kindle and everything. Sì, sono d'accordo con voi. E il bambino aveva sempre il libro di carta, il ragazzino più grande aveva quello con le foto, con i disegni, i ragazzi avevano sempre di più i tablets. Io comprerò sempre i libri di carta perché è un fatto di bellezza, è un fatto di libri che voglio tenere sullo scaffale, che voglio portare in borsa, mentre magari i libri di lavoro, i testi di lavoro li posso prendere anche sull'iPad. E poi si andrà sempre più nella direzione degli app. Il touchscreen sarà sicuramente una caratteristica importante che determinerà lo sviluppo dei tablet. Per me appunto il libro è tante cose diverse, quindi è il Kindle, è l'iPad, è il libro di carta, tutte queste cose insieme. Benissimo, allora su questa nozione, diciamo, di libro come nuove possibilità di aperture ad altro, io direi di chiudere questo incontro e ringraziamo le nostre tre ospiti, Luis Reis, Pamela Ruffo e Virginia De Winter dal retro del palco.